Rieccoci, bentornati all'evento dedicato alla trasformazione digitale del Piemonte. Siamo al secondo panel. Scusate, ci abbiamo messo un po' per aggiustare le sedie e trovarci una, diciamo così, una disposizione che fosse comoda per tutti, per poterci anche togliere le mascherine e poter parlare più liberamente. Allora, questo panel è un panel con una modalità molto più distribuita, se ne è parlato prima di tecnologie distribuite, e abbiamo diversi ospiti che sono in collegamento su 5-3. Si collegano con noi. Allora, io partirei però da chi è qui con noi. Abbiamo con noi Marco Gai, che è presidente Anite Cassa Inform e Confindustria Piemonte, e abbiamo ancora Francesco Bonfiglio, CEO di Gaia X, che era nostro ospite nel panel poco fa. Poi da fuori si collegano ancora Mauro Minnenna, capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, che comunque ha introdotto questa giornata spiegando quali sono le intenzioni, la visione del governo rispetto al PNRR e che adesso ci aiuterà un po' a calarlo in Piemonte. Poi c'è Francesco Paurici, che è direttore generale di Agid. Salve dottor Paurici, la prima volta che la vedo, quindi la saluto, benvenuto tra noi, e che ci aiuterà un po' a capire cosa succede nella PA in questo momento, dove c'è grande trasformazione. Poi c'è Mario Rasetti, presidente Fondazione ISI. Buongiorno professore, grazie di essere con noi. Bene, allora vi vedo. Io comincerò, anche per una certa comodità e per una maggiore naturalezza, comincio dallo studio, e anche per il fatto che, avendo come trade union tra i due panel sia il dottor Minnenna che il dottor Bonfiglio, partirei dal dottor Bonfiglio e gli chiederei appunto che cosa significa calare in una realtà territoriale come il Piemonte, di cui conosciamo adesso una descrizione molto più approfondita di prima e conosciamo molto meglio il contesto, l'esperienza Gaia X, che cosa significa poi lavorare sul territorio. Prego. Grazie. Allora, inizio con lo spiegare la seconda parte di Gaia X, che non ho voluto toccare prima, però Gaia X è la composizione di una parola e di una lettera. Gaia è la dea della fertilità, perché l'obiettivo del progetto è creare un mercato fertile dei dati in Europa, e X è una lettera di transizione. La parte bassa della X rappresenta le infrastrutture e la parte alta della X rappresenta i data space. E in mezzo alla X ci sono i servizi di federazione, che sono l'oggetto principale che Gaia X sta sviluppando, quindi il collante tra infrastrutture e dati. Quindi non esisterebbe, non ci sarebbe bisogno di una nuova infrastruttura o di tutto quello di cui abbiamo parlato, anche sicura, anche trasparente, anche sovrana, senza creare data space. Quindi certo, L'obiettivo di business di Gaia X è la creazione di data space. Spieghiamolo cosa sono i data space. Cosa sono i data space? I data space sono la rappresentazione numerica degli ecosistemi di cui abbiamo parlato. E gli ecosistemi sono per definizione peculiari in ogni territorio. Quindi un ecosistema è quello industriale, un ecosistema è quello scolastico, è quello dei trasporti, è quello delle città, quindi quando parliamo di smart cities, quello dell'agricoltura, di smart farming, di tutti questi di queste soluzioni smart, non stiamo nient'altro che dicendo che questi sistemi possono essere digitalizzati, e quindi la digitalizzazione di questi ecosistemi produce degli spazi dati. Cosa possiamo farci con questi spazi dati? Questa è la vera domanda. Gli spazi dati sono quelli che creano valore. Noi prima abbiamo toccato un punto importante, mi fa piacere ricordare delle eccellenze che ci sono in questo territorio, sono in sala e sono anche membri del consorzio Gaia X, come CSI Piemonte, come Topix. Stiamo parlando di attori che hanno sviluppato molti anni fa concetti di ecosistemi tecnologici. CSI credo che sia, al netto di essere una in-house regionale, credo che abbia espresso al meglio e per prima la necessità di creare piattaforme. Senza piattaforme non si crea economia dei dati, e soprattutto utilizzando tecnologie riusabili, open source e quant'altro. Topix ha creato un ecosistema di connettività, di interconnessione, che è necessario per poter abilitare queste piattaforme. Però, di nuovo, piattaforme e interconnessione e infrastruttura non servono a niente se non c'è un valore nei dati. Il valore dei dati locali, quindi di un territorio come il Piemonte, è fondamentale nell'era dell'intelligenza artificiale. Faccio un esempio su tutti, abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima. L'intelligenza artificiale che cos'è? È l'ingrediente che rende i sistemi digitali di cui stiamo parlando autonomi, intelligenti. Per rispondere, certo, a una domanda che non mi hai fatto, che cosa, se l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo o lo affiancherà, c'è una terza via. L'intelligenza artificiale renderà
umani e sistemi. Noi oggi stiamo parlando in realtà di una nuova realtà che si sta costruendo e non ce ne accorgiamo, cioè il mondo digitale di cui stiamo parlando è autonomo, è indipendente, è sempre più intelligente e quindi convive col mondo reale, col mondo analogico, col mondo fisico. Sta nascendo intorno a noi un ecosistema di macchine connesse tra di loro che operano e prendono decisioni senza che noi interferiamo. Insomma. Bravissimo, e questo è un elemento importante, perché per rendere questo ecosistema compatibile col nostro, perché non possiamo pensare come nei grandi film di fantascienza che poi l'uomo soccomberà o verrà utilizzato per produrre energia, noi dobbiamo pensare a un ecosistema digitale che riesca a convivere con l'uomo. Qual è l'unico modo? È istruire questo ecosistema digitale con la nostra cultura, con la nostra storia, con le nostre informazioni. Cosa sono queste nostre informazioni? I data space. Quindi facciamo degli esempi molto concreti. Ecco, una volta che abbiamo i data space, cosa possiamo farci? Pensiamo a un ecosistema come quello del Piemonte nell'ambito dell'automotive. Pensiamo a un ecosistema come quello del vino, dell'industria del vino, in un mondo come il Piemonte. Si può pensare a digitalizzare, si può creare una catena del valore, quindi condividere i dati tra produttori di parti per l'automotive. Questo sta accadendo, comunque sono degli esempi molto concreti. Uno dei progetti più grossi che è partito per Gaia X si chiama Catena X ed è proprio dedicato alla condivisione dei dati nella filiera dell'automotive. Cioè vede attori che si chiamano Volkswagen, Daimler, BMW, Bosch, Siemens e quindi... Gente che neanche si salutava prima. E ha deciso che forse mettendosi assieme e condividendo il proprio know-how e i propri dati si riesce a creare un valore condiviso su tutta la filiera, quindi anche piccoli e medi produttori. E questa è una forma di condivisione chiusa. Ci sono due tipi di ecosistemi, ci sono quelli chiusi dove condividiamo i dati e creiamo un valore. Qual è il valore che creo? È una riduzione dei costi, un miglioramento della qualità e quindi in qualche modo riesco a quantificarlo, riesco a monetizzarlo. Ci sono poi degli ecosistemi aperti, quindi condividendo i dati io creo del valore che posso mettere a disposizione. Quindi, prego. Pensiamo a un ecosistema come quello dell'agricoltura e del vino. Ecco, io credo che non ci sia al mondo nessun imprenditore che voglia dedicarsi al mondo del vino e non veda l'Impiemonte come un territorio di riferimento. Quindi creare un ecosistema che metta in comunicazione i produttori di vino, che permetta loro di digitalizzare il loro ecosistema, quindi passando attraverso delle piattaforme, ma che poi crei delle informazioni che possono essere rese disponibili, crea un'economia completamente diversa. E se è molto difficile da capire questo ragionamento, faccio un esempio che tutti quanti conoscono. Io credo che probabilmente chi ci sta ascoltando, gran parte di chi ci sta ascoltando, abbia installato sul proprio smartphone un'applicazione che si chiama Vivino. Ecco, questo è un esempio, certo, di un'applicazione che tutti quanti usiamo per conoscere che vino stiamo bevendo, per capirne la qualità. Peccato che è stata fatta in California ed è utilizzata come punto di riferimento a livello mondiale. Io credo che Vivino sappia molto di più dei nostri vini di quanto ne sappiano sicuramente i produttori. È stata fatta in California, ma chi l'ha progettata e l'ha inventata era europeo. Corretto. E questo porta un valore di più, nel senso che come al solito le idee le abbiamo e poi le andiamo a realizzare altrove, l'importante è farlo qui. E questa è la frammentazione, termino il mio breve intervento, cioè io credo che noi abbiamo un enorme valore nella qualità dei dati, il futuro è legato all'intelligenza, sì, l'intelligenza serve a rendere, come dire, compatibili gli ecosistemi digitali con quelli naturali, benissimo. Allora chi vincerà questa guerra di cui si parlava prima? Vincerà chi ha i dati migliori, perché la qualità del dato è ciò che fa la differenza. In Europa, quando si parla di industria, quando si parla di agricoltura, si parla di ambiente, si parla di turismo, si parla di cultura, noi abbiamo i dati migliori. Abbiamo i modelli di riferimento, quindi i dati di riferimento a livello mondiale. Qual è il limite? La frammentazione. Noi non abbiamo una capacità di aggregazione, non abbiamo avuto, e io spero che adesso tutte le iniziative di cui abbiamo parlato e di cui stiamo parlando stamattina siano l'inizio di una nuova era, E non dobbiamo arrenderci dietro anche delle false giustificazioni, autogiustificazioni. Prima giustamente si parlava del volume di investimenti degli Stati Uniti, quindi 22 miliardi in Europa rispetto a 150 miliardi, stavamo parlando di intelligenza artificiale, tecnologia, silicio e quant'altro,
Bene, io però facevo una battuta l'altro giorno e dicevo, se soltanto 2-3 anni fa qualcuno al bar mi avesse detto ma lo sai che l'Europa investirà 150 miliardi di euro nella trasformazione digitale, il 30% dei quali andranno all'Italia, io gli avrei riso in faccia, perché non era assolutamente sostenibile come teoria. Però sta accadendo, quindi stiamo parlando di 150 miliardi. Peccato che non sono, peccato, o meglio, bisogna essere consapevoli che sono distribuiti all'interno dei vari contenitori che sono i governi. Quindi, di nuovo, bisogna creare delle iniziative congiunte, non divergenti, e bisogna fare in modo che i governi collaborino per mettere a disposizione questi denari che creano massa critica. Gaia X è un esempio di questo, noi siamo un'iniziativa totalmente privata, però non c'è iniziativa digitale che non faccia riferimento a Gaia X, è una speranza, quello di cercare di non frammentare gli investimenti come è avvenuto in passato, garantire che producano dei risultati, quindi contatto con il tessuto imprenditoriale, sociale, in modo che si sappia già qual è il beneficio che ne verrà fuori, e unire, aggregare. Questa è l'unica chiave per il successo, aggregare ciò che in Italia, ma in Europa, è naturalmente disgregato da... Certo. Purtroppo centinaia. Tra l'altro poi lavorare sui data space che sono specifici dell'Italia, quindi appunto turismo, moda, cibo eccetera, non significa che bisogna trascurare gli altri, ma significa che gli altri fanno anche, tipo l'impresa 4.0, ne parleremo anche, lo fanno anche gli altri, noi abbiamo delle specificità, investiamo su quelle. Magari poi facciamo anche un'altra, ancora una battuta, io però volevo approfittare del collegamento con Mauro Minenna che è ancora con noi, anche perché so che verso le 12 ci deve lasciare per altri impegni. E quindi volevo approfittare, dottore, per provare a calare tutto quello che ci ha raccontato prima nel contesto che poi è stato raccontato successivamente al suo intervento. Insomma, che cosa significa poi... prendiamo il Piemonte ad esempio di questa partnership che c'è tra il governo centrale e i territori per costruire una trasformazione digitale. E come si trasforma questo? Quali sono le sue impressioni rispetto a questo? Dove stiamo andando in questo senso? Ma guardi, intanto sì, mi scuso con temo di essere sgarbato, poi dovendovi appunto salutare nel bel mezzo del discorso, quindi mi scuso con i miei come dire, partner di panel se dovrò appunto interrompere così bruscamente le 12 in punto. La chiacchierata di questa mattina è stata estremamente interessante e, come dire, una piacevole conferma di una capacità del territorio e di come questa capacità del territorio si possa leggere nella logica di iniziative pubbliche, locali, tecnologicamente evolute, una logica di presenza privata importante su temi sia di consolidamento infrastrutturale, quindi tutta la componente di infrastrutturazione delle reti, di infrastrutturazione tecnologica, e dall'altro lato come si stia costruendo un'apertura su due dimensioni, quella dell'intelligenza artificiale, che evidentemente è una frontiera per alcuni versi dove dobbiamo dirci che una quantità importante, quindi mi trovo assolutamente con i discorsi fatti finora, una enorme quantità di concetti di intelligenza artificiale sono già nella vita di tutti nel momento in cui macchine decidono autonomamente che tipo di direzione dare alle nostre vite. Quindi da questo punto di vista c'è una certa diffusa tendenza a considerare l'intelligenza artificiale una next generation di qualcosa. In realtà, se noi andiamo a rivederci a partire dal test di Turing, quello che si diceva essere intelligenza artificiale, si diceva, e ogni volta si va a spostare quella barriera, non saranno mai capaci di vincere gli scacchi, non saranno mai capaci di sostenere una conversazione in linguaggio naturale. Queste cose ci sono già, anzi, sono in questo momento capaci di fare appunto, di decidere tra loro come orientare le nostre vite. Il concetto delle regole è un concetto fondamentale, la massa dei dati, sono assolutamente d'accordo, che è un elemento abilitante del percorso decisionale. Passo veramente a volo d'uccello sui temi della sicurezza, delle garanzie, delle tutele che dobbiamo offrire nel momento in cui consumiamo questi dati, ma come dire, questo nella logica di un tema risolvibile. Il GDPR da questo punto di vista è un abilitatore, contrariamente a quanto si pensa, perché porta ognuno a essere consapevole del tipo di trattamenti che sta facendo. Quando poi questo diventa difensivo e diventa una scusa per non mettere a disposizione i dati, questo è un altro problema, che però non è nel perimetro delle tutele, è nel perimetro delle difese. Quindi io credo che da questo punto di vista, e torno rapidamente alla domanda e poi non voglio spogliare il tempo al dibattito,
Un territorio come questo dimostra che si opera sulle dimensioni del globale e del locale, quindi del nazionale e del territorio, del privato e del pubblico e della costruzione di un sistema decisionale basato strettamente sull'informazione e sui dati, e dove questi dati nuovamente esistono in una connotazione di dato privato, di dato pubblico, di dati condivisi per costruire sistemi decisionali. Credo che questo sia una buona ricetta di quello che questo territorio ci insegna che si possa fare nella costruzione di una strategia nazionale. Sono estremamente fiducioso, pur sedendo su un barile di dinamite, perché nel pratico la gestione di questo progetto, per complessità, per dimensioni, fa tremare le vene ai polsi, come si usa dire. Però sono convinto che se facciamo leva su questo tipo di competenze e è vero che noi veniamo da una storia secolare di particolarismi e di divisioni, e l'Italia dai tempi del Guicciardini probabilmente è il paese più polverizzato dell'universo. Questo per altri versi è un elemento di ricchezza, basti pensare, per l'appunto abbiamo parlato di turismo, all'avere una quantità densa di siti UNESCO che credo non abbiano un uguale nel resto dell'universo. Se ci mettiamo nella condizione di sfruttare in modo sinergico le nostre capacità, come diceva come si diceva in qualche decennio fa, facendo leva su ciò che ci unisce più che su quello che ci divide, e anzi considerando queste divisioni un elemento di ricchezza, credo che ci sia moltissimo da fare e di ottimamente disponibile. Dottor Minenna, il barile di cui parla di dinamite è un barile con la miccia anche molto corta, c'è anche la questione del tempo, cioè c'è poco tempo per fare tutto quello che bisogna fare, quindi forse anche questa è una delle cose che spaventano. Allora a questo punto io, prima di salutarla, le faccio la domanda scomoda da giornalista, perché credo che la risposta che voi state dando sia notevole e soprattutto non scontata, perché se la domanda, l'elefante nella stanza quando si parla di questi fondi, è quando arrivano e come, la risposta che lei mi può dare, secondo me, da quello che vedo, almeno da quello che leggo, è che c'è un periodo prima di preparazione, e questa è una novità, secondo me. Mi aiuti a capire un attimo, quando arrivano questi soldi, come? Guardi, io le potrei rispondere in un modo a rimbalzo, ma non è nel mio stile, coerentemente alle milestone di piano, e questo è quello che abbiamo intenzione di rispettare. Abbiamo sicuramente una fase iniziale di preparazione, perché ci sono delle piattaforme da avviare, delle procedure di rendicontazione, dei modelli di rendicontazione che sono differenziati, perché questo è un paese fatto di territori differenti, dove non possiamo non considerare queste differenze. Il governo è al lavoro, a partire dagli ultimi giorni sono avvenute molte interlocuzioni su basi regionali, abbiamo delle regole europee da rispettare e quindi costruiremo rapidamente una logica. I soldi arriveranno in modo da consentire a tutti di rispettare le scadenze di piano, che sono quelle che ho declinato prima. Non è un percorso facile, non è un percorso agile, sono convinto che se ognuno collaborerà in questo non possiamo che avere degli ottimi risultati. Noi siamo già in ascolto con i territori, con gli assessori, con i presidenti delle regioni, con la conferenza Stato-Regione, con tutta la ricca quantità di interlocuzioni che ritengo una ricchezza nella costruzione di questo percorso. Quindi non è per eludere la domanda, ma per dirle sicuramente presto, in modo che sia coerente, perché mi faccia dire nulla sarebbe peggio in un percorso così complicato di sciupar quattrini che per massima parte, mi piace ricordare, sono prestati. Dottor Minenna, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, per aver condiviso le sue idee, e le faccio l'in bocca al lupo per un compito che ha detto lei non è banale, e le auguro buon lavoro, anche a nome di tutti qui dalla Regione Piemonte. Rimango ancora qualche minuto in ascolto e poi mi scuseranno i vostri ospiti, ma mi staccherò senza dire più parola per non interrompere nessuno. Quando vuole, la ringrazio. E allora noi torniamo invece in studio, torniamo in questa bellissima location che è il Circolo della Lettura, dei Lettori, e vorrei dare la precedenza al nostro ospite in carne e ossa, che è qui, ma un po' per cortesia, un po' per necessità, perché con Marco Gai è arrivato anche il momento di parlare di tessuto industriale e imprenditoriale. Lo facciamo con due anime sostanzialmente, perché la prima sicuramente è quella di Confindustria, che raccoglie un po' tutto quello che è il tessuto industriale e imprenditoriale. Poi però c'è un doppio ruolo, lui ha i piedi, diciamo così, nel mondo delle start-up, nel mondo dell'innovazione, che è poi tra l'altro quell'innovazione che in Italia è arrivata per prima, insieme alle infrastrutture. Quando si è veramente cominciato a parlare di che cosa servirà domani, cosa servirà dopo, si è cominciato a parlarne perché si è cominciato a parlare di startup. Allora, innanzitutto, rispetto a tutto quello che è stato detto fino adesso, il racconto che è stato fatto, che è un racconto fatto appunto di infrastrutture, di servizi, di una regione che sostanzialmente è pronta a fare uno scatto in avanti, che però va fatto, dov'è Confindustria? Dove siete voi?
Grazie innanzitutto, devo dire che le aziende che rappresentiamo sono anche culturalmente iniziano ad essere pronte, mettiamola così, perché l'opportunità è talmente importante sulla digitalizzazione, sulla trasformazione digitale dei processi industriali e sul valore aggiunto che sulle produzioni per cui siamo esportatori, sono usciti i dati sull'esportazione due giorni fa di Unioncamere, si è tornati e si è cresciuti rispetto addirittura ai livelli pre-Covid, che ormai è il nuovo parametro di riferimento. Quindi c'è maturità, siamo pronti, non tutte le aziende sono pronte, perché poi bisogna essere anche molto onesti, chiaramente le grandi e le medie sono più preparate, ma il compito delle istituzioni, il compito del partenariato pubblico-privato, che anche stamattina si è tanto detto, e il compito anche della divulgazione, del far capire l'importanza di quello che già c'è e dei progetti che possono arrivare, è un gancio da prendere con estrema convinzione. E questo lo dico per tre motivi. Sicuramente l'ultimo anno ha portato una consapevolezza che prima non c'era, ed è evidente. Consapevolezza nel dire che la digitalizzazione dei processi, l'estrarre valore, e torno un po' all'intelligenza artificiale, dai processi e quindi dai dati, l'utilizzo di questi in senso meramente industriale e in senso di filiera, business to business, perché il Piemonte ha anche questa grandissima peculiarità. È un territorio, come tutta l'Italia peraltro, ma parliamo del Piemonte, dove ci sono delle filiere industriali straordinarie. Certo. E questo, se lo digitalizziamo, se lo trasformiamo, se ne usiamo il valore, se ne usiamo i dati, chiaramente non può che aiutarci a correre di più. E questo è il secondo punto. Il terzo punto è che la Regione, ma devo dire anche il PNRR stesso, il progetto Gaia X, di cui peraltro Confindustria e il Regional Hub, possiamo dire così, italiano, del progetto Gaia X europeo, impone il fatto che questo treno non si debba perdere. E qua di treni parliamo spesso, ma nella fattispecie questo treno dell'innovazione non si debba perdere, perché è tradizione piemontese il fatto di essere innovatori, esportatori, prodotti di qualità, il Made in Italy, il Made in Piemonte, il design, l'affidabilità. Ora abbiamo un volano che si chiama innovazione, che è un'onda assolutamente a cavalcare. Lei ha parlato di filiere e mi viene in mente che non parliamo soltanto di macchinari o di tecnologie, parliamo di interi processi, ma anche di cultura. Quello è un cambiamento che è in atto, come si porta avanti? Quello è un cambiamento che è in atto, e io credo che la più grande presa di coscienza in questo momento sia che esiste un binomio indissolubile prodotto-servizio. Perché noi siamo una regione che per molto tempo ha messo da una parte del mondo chi faceva il prodotto, i pezzi, e dall'altra parte del mondo chi faceva i servizi. Sì. La trasformazione digitale ci dà un faro nuovo. C'è un binomio indissolubile, prodotto e servizio, dove se hai un prodotto di qualità, e adesso detta in inglese si chiama servification, quindi estrarre valore aggiunto tramite servizi per prodotti eccezionali, ti pone su una nuova onda. E questo, io parlando con i colleghi, è chiaro che ormai è compreso. Ora c'è il passo successivo, cioè comprenderlo non basta, bisogna metterlo in atto. Certo. Ed è per questo che la politica industriale, e noi con la Regione abbiamo lavorato moltissimo come Confindustria Piemonte su un piano di politica industriale che, guarda caso, inizia ad indagare dei settori, quindi automotive, aerospace, food, fashion e edilizia, ma anche dei fattori di trasformazione, che sono il 4.0 e l'intelligenza artificiale. Perché questa matrice non può che essere di pari passo rispetto a riposizionare un'industria. E riposizionare un'industria, che di per sé è un termine molto forte, vuol dire semplicemente mettersi a competere nella maniera giusta in una regione che, se guardiamo la mappa dell'Europa, è anche una delle regioni industrialmente più avanzate nel centro Europa. Certo. Quindi questo punto di vantaggio non è da perdere per il Piemonte, ma per il Paese.
E poi si tratta di come diceva lei, di competere sulla qualità e sui servizi associati alla qualità di un prodotto, perché la quantità in qualche modo è una cosa è una competizione forse da quale siamo fuori, diciamo così. Io direi ci sono altre eccellenze. La competizione sulla quantità mi verrebbe da dire che è persa da qualche anno. E non a caso la produttività nel nostro paese non cresce da 20 anni. Ancora un punto con lei. Allora, grazie a PNRR arriveranno fondi, arriveranno progetti, arriverà una visione da condividere per fare questo salto in avanti e per fare questo adeguamento. Voi avete già cominciato il vostro percorso, state facendo appunto un esame, tra parentesi, di coscienza, in cui state scandagliando le vostre realtà per capire cosa c'è da migliorare, eccetera. C'è però un pezzo, diciamo così, del Piemonte che è già da tempo sull'innovazione, anzi che fa open innovation, per usare un termine, e che lei conosce molto bene, ed è appunto il momento in cui l'imprenditoria, l'industria tradizionale, incontra le start-up innovative, secondo un modello di osmosi e di scambi. Ecco, quanto è importante nel Piemonte oggi quella realtà e quanto potrà essere nel futuro in questa trasformazione digitale? Ma l'open innovation, quindi il mettere a contatto l'innovazione prodotta dalle start-up con la necessità di innovazione dell'industria tradizionale, è fondamentale, ma non è fondamentale perché è di moda. È fondamentale perché consente all'industria tradizionale di avere velocità, un'innovazione applicabile e poter sperimentare, quindi poter innovare prodotti, processi e servizi. Dall'altra parte è un ecosistema fatto di talenti che si chiamano startup, che si possono giocare la partita con delle sperimentazioni, con dei clienti, e possono quindi fare in maniera differente, cioè in maniera dal 2000 in poi, quell'accelerazione delle PMI con un'apertura al mercato internazionale molto più veloce. Ed è una cosa su cui noi possiamo giocare una partita perché c'è l'industria, perché c'è il talento, perché ci sono gli Atenei e perché c'è una visione d'insieme. Io mai come in questo momento leggo anche nel nostro territorio una visione d'insieme, che mi verrebbe da dire che non è che è arrivata la visione d'insieme perché è arrivato il PNRR. La visione d'insieme c'era già, sì. Adesso dobbiamo essere bravi a prendere il pezzo di PNRR che ci servirà e ad accelerarlo, perché la partita non è solo da qua ai prossimi 5 anni, perché nel 2026 succedono delle altre cose, ma la partita è adesso, perché lo slancio che si deve prendere in questo momento, e l'innovazione ce lo può dare, vuol dire riconquistare posizioni, ma soprattutto vuol dire riposizionare un'industria, una notorietà di una regione che deve poterlo fare. Certo. E anche dare un senso, insomma, a questa pandemia che prima ci ha schiacciato e adesso ci dà l'opportunità per rialzarci. Sì, è stato un cambiamento per trauma, io lo dico spesso, perché chiaramente noi avremmo voluto trovarci a fare questi discorsi senza aver preso un anno, 14 mesi terribili, aver sofferto, aver perso cari e amici. Devo dire che questo cambiamento sarebbe arrivato, oggi c'è, purtroppo per trauma, lo ripeto, e sarebbe impensabile non sfruttarlo e sarebbe impensabile non mettersi responsabilmente tutti insieme a cogliere queste opportunità, perché questi treni non passano spesso. Siccome noi siamo molto bravi a fare innovazione, a fare primati e poi a lasciarli andare, per una volta che, insomma, finalmente se ne parla tutti insieme e non se ne parla in stanze chiuse come noi nerd siamo abituati a fare da qualche decennio, vero, magari si può fare qualcosa di più. Fosse davvero questo che significa che ne usciremo migliori. Adesso lo scopriremo piano piano. Allora, io procederei con i nostri due ospiti che sono in collegamento. Vorrei sentire prima il dottor Francesco Paurici, direttore generale di Agide, e poi chiudere con il dottor Rassetti prima di arrivare alle conclusioni dell'assessore. Allora, dottor Paurici, la vedo un po' nell'ombra, ma la vedo, quindi confido di sentirla. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sì, la sento molto buongiorno bene. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi e anche di aver aspettato, diciamo così, di poter parlare. Io appunto abbiamo sentito Confindustria, abbiamo sentito mondo imprenditoriale, parliamo di PA, parliamo dal suo punto di vista, secondo lei la trasformazione digitale nella PA che cosa significa e se ci sono, quali sono gli strumenti perché questa possa accadere? Beh,
diciamo, mi riallaccio al discorso precedente che sposo in pieno, cioè il PNRR è una grandissima opportunità per accelerare la trasformazione digitale, no? Ma comunque la trasformazione digitale c'era già e fondamentalmente, diciamo, da uno dei due fattori abilitanti, no? Per far accadere la trasformazione. Uno sono le tecnologie, di cui si è lungamente parlato, no? E che ormai nel 2021 ne abbiamo tante bellissime che possono permettere di fare tantissime cose, però sono solo abilitanti, cioè ecco, di per sé non fanno accadere le cose. E l'altro è il PNRR che ci dà, diciamo, i finanziamenti. Quindi sicuramente è un'opportunità che non può essere mancata e quindi è un'opportunità non solo per i privati, è un'opportunità per la pubblica amministrazione di trasformarsi, di accelerare la trasformazione. Pubblica amministrazione che però aveva già degli strumenti in corso. Esatto, esatto. Quindi dato che c'è una questione di tempi, c'è una questione e viviamo secondo me tutti nella pubblica amministrazione questo senso d'urgenza, perché come diceva prima il dottor Minenna, poi sono soldi che ci danno ma in gran parte dovremmo restituirli, secondo me la cosa più importante da fare, una delle cose più importanti da fare è partire dagli strumenti che si hanno, no? Sia a livello centrale, dal punto di vista di ICT, della PA e locale. Per esempio, per strumenti, cioè, se uno legge il PNRR e diciamo gli assi relativi alla digitalizzazione della PA, quindi dove indicano gli investimenti e le azioni da compiere, posso dire che adesso dal mio punto di vista come Agit già ci sono un paio di strumenti importanti che possono essere dati, diciamo, ai responsabili della transizione digitale, no? Quindi uno è il piano triennale per l'informatica nella PA, che si aggiorna ogni anno, che dà chiara indicazione su, sia in termini di principi guida, ma al contempo è uno strumento, diciamo, pratico che indica tutta una serie di azioni da compiere a carico della PA, che direi che sono in linea col PNRR. E poi Agid è impegnato in prima linea per ruolo istituzionale, no? a fornire e emanare le linee guida tecniche che possono aiutare le pubbliche amministrazioni e, diciamo, le in-house che lavorano nell'ICT per fare ruolo ai loro sistemi. No, banalmente cito adesso, siamo nella fase di definizione finale delle nuove linee di guida di interoperabilità dei sistemi, che sono fondamentali perché, diciamo, la trasformazione digitale è un grosso, diciamo, richiede un grosso upgrade dei sistemi informativi, che non è che, diciamo, che devono parlare tra di loro, quindi definisce tutto quello che serve, i connettori per cui le PA devono parlare tra loro e via dicendo, no? E questi sono, secondo me, gli strumenti centrali da cui si può partire, anche per poi indirizzare alcuni aspetti di governance. Passando al locale, e questa è già una buona pratica che per esempio io vedo con la regione Piemonte, che è una delle regioni con cui l'agenzia lavora più intensamente. Già la regione Piemonte ha già il suo piano pluriennale in ambito ICT, che declina in modo chiaramente più concreto, più specifico. Qui ho sentito la parola tailor made, no? Diciamo le direzioni del piano triennale, poi diciamo a tutta una serie di azioni legate all'agenda digitale sui finanziamenti POR e FESR, su cui già finanzia tutte le iniziative che servono sui cloud, sui dati, sui pagamenti, su speed, cioè su tutto quello che sono sostanzialmente le infrastrutture e le piattaforme abilitanti. E poi chiaramente, questo secondo me è una best practice, diciamo, ci sono tutta una serie di accordi regionali Agit, di cui per esempio con la Regione Piemonte lavoriamo su 11 progettualità insieme. Quindi questa è la base. Secondo me il PNRR non stravolge questo asset. Se uno ha una regione, il Piemonte secondo me, per il mio osservatorio, insomma, diciamo, dal mio punto di vista, è una regione più avanzata, diciamo, questi strumenti e più gli asset che ha, e oggi abbiamo sentito, avuto importanti testimonianze, sono, diciamo, la base su cui continuava a lavorare e accelerare sulla trasformazione grazie ai finanziamenti. Chiaro,
è una sfida difficile, ecco, quindi non basta solo gli strumenti, basta. Ci dottor Paurici, è una sfida difficile che arriva dopo un anno e mezzo molto difficili per tutti, per noi, per gli italiani, per la regione, per il mondo intero. Però c'è anche un prima e un dopo, insomma, forse questo esserci un prima e un dopo dà un'opportunità più per cambiare una macchina che lavora per adempimenti come quella della pubblica amministrazione e per quindi portare uno spirito diverso, forse questa è un'occasione da cogliere in questo senso. Assolutamente, direi che la pandemia è stato un evento assolutamente tragico, però chiaramente è un evento di change management, no? Fortissimo, quindi prima si diceva che siamo stati forzati a cambiare, non lo so, diciamo, però di fatto io sono arrivato in Agid a fine gennaio dell'anno scorso e ho sempre creduto nell'identità digitale. Io vengo dal privato, non conoscevo la PA, c'erano 5 milioni di identità speed, poi è venuta la pandemia. Si è creduto nell'identità digitale, abbiamo 21 milioni e mezzo di identità speed, l'abbiamo fatto perché la pubblica amministrazione è stata brava o perché c'è stata la pandemia, forse diciamo ci abbiamo creduto, la pandemia sicuramente ha aiutato, no? Ha fatto capire il valore dell'accesso ai servizi in modo digitale, no? E questo secondo me è una lezione che dobbiamo imparare, cioè diciamo ormai abbiamo sdoganato il cittadino, diciamo chiaramente deve crescere nelle sue competenze digitali, come deve crescere nelle sue competenze digitali il dipendente medio della pubblica amministrazione, ma un solco è stato segnato, cioè quello che la pubblica amministrazione deve offrire alla fine sono servizi digitali, semplici, usabili, accessibili, che con pochi clic faccio quello che prima dovevo necessariamente fare muovendomi, andando a uno sportello, raccogliendo pratiche da un ufficio all'altro. No, e questo secondo me è una delle mission fondamentali. In realtà questa occasione di erogare servizi semplici, usabili, veloci e facendo risparmiare tempo a cittadini e imprese ce l'abbiamo con Nova, col PNRR, no? E ci sono anche tutta una serie di azioni che devono essere compiute. Per fare questo ovviamente la sfida è della pubblica amministrazione è grande, perché comunque poi deve mettere assieme tutti questi aspetti, no? Perché ci vuole, si diceva, no? Prima si parlava di una rete veloce, sì. Piemonte, prima c'è stato l'intervento, ci vuole delle infrastrutture digitali sicure, ok? E va bene, ci sono. Parlava prima il collega di CSI Piemonte, però poi bisogna fare parlare i sistemi, renderli, upgradarli, renderli interoperabili e per fare questo chiaramente ci vuole una cultura della trasformazione digitale che secondo me non è così scontata. E poi per chiudere, e anche nella pubblica amministrazione. E poi per chiudere bisogna aggiornare le persone. Sì, cioè la cultura del digitale è fondamentale. Tutto e per tutto, infatti certo. Io qui quando io parlo che è dell'ansia di portare, no, a bordo all'interno della pubblica amministrazione profili, diciamo, ICT con skill sul digitale, sui processi, con competenza della tecnologia, con la capacità di gestire progetti, che chiaramente è fondamentale. Secondo me è fondamentale anche sempre di più gli uffici del personale della pubblica amministrazione, perché avranno la sfida enorme di alzare e guidare la crescita delle persone, no? In termini di competenze digitali e dei manager, perché comunque abbiamo bisogno di manager che sappiano gestire questo cambiamento, che sappiano unire e valorizzare le competenze probabilmente del personale di adesso nella pubblica amministrazione, che conosce bene appunto le procedure, e nello stesso tempo valorizzare le persone nuove che porteranno, che avranno skill digitali ma non conosceranno, se vengono da fuori, bene la pubblica amministrazione. Correttissimo, abbiamo bisogno di migranti digitali, cioè persone che vengono da un mondo analogico e migrano in quello digitale portando dietro la conoscenza stratificata che hanno maturato in passato e che non deve andare perduta, ma devono anche apprendere i linguaggi, le grammatiche delle nuove tecnologie per poter essere da guida a chi invece quelle grammatiche e quei linguaggi ce li ha dalla culla. È chiaro, mi sembra che sia un passaggio che questo non riguarda poi dall'alto soltanto la PA, ma riguarda le aziende, riguarda un po' tutto. Hanno anche i privati lo stesso problema. Hanno lo stesso problema, cioè... certo. Certamente. Prego, finisca.
No, era questo, diciamo, solo il commento questo. Quindi diciamo, secondo me l'altro aspetto importante è fare il sistema, no? Si certo. parlava prima della frammentazione, secondo me non ce lo possiamo permettere chiaro, con la pubblica amministrazione, cioè il momento che chi ha più competenza, le pubbliche amministrazioni che hanno più asset, no, da offrire, e in un qualche modo il mio auspicio è che lavorino per aggregare, perché oggettivamente per realizzare tutto quello che ci aspetta in pochi anni esattamente ciò non, che si serve, può, certo. non si può distribuire troppo in 10.000 rivoli, no? Cioè ci devono essere enti che se sono più avanti aiutano gli altri e trainano e aggreghino. Grazie dottor Paurici, grazie mille per questa sua visione. Allora andiamo verso, grazie per essere stato con noi soprattutto. Andiamo verso, grazie a voi. Andiamo verso l'ultimo intervento, quello con il presidente Rasetti. Professore, mi sente? Sì, le sento. Allora, guardi, io mi dedichi quei prossimi 5 minuti, grazie per essere stato con noi fino adesso, sono molto contento di poter riparlare con lei, dopodiché ci sarà l'intervento dell'assessore che farà le conclusioni con noi e chiuderemo questa mattinata. Io innanzitutto la ringrazio di nuovo per quella lezione privata a cui ho potuto assistere quando ci siamo sentiti per preparare questo evento, in cui lei mi ha spiegato il senso del suo lavoro che va avanti da 50 anni, la ricerca sull'intelligenza artificiale, l'eccellenza che si esprime su questo territorio attraverso anche il suo istituto e attraverso l'università dove insegna. Noi siamo qui per dire essenzialmente insieme, e farò dire a lei, dove siamo con l'intelligenza artificiale oggi e perché è una grande sfida e quali perché c'è bisogno di nuove competenze, perché tutto quello che abbiamo detto, cioè creare infrastrutture, mettere su un'economia dei dati, sfruttarla attraverso l'intelligenza artificiale, rende necessario che le persone siano pronte e che si investa sul capitale umano. Io riassumo soltanto la prima parte di quello che potrebbe essere il suo discorso, che era appunto, lei ha distinto, mentre mi dava una visione d'insieme molto bella e molto precisa, 3 livelli di intelligenza artificiale, uno basso, uno intermedio e uno alto. Il basso è Alexa che abbiamo in casa, il Digital Assistant di Google, l'intermedio già lavora nei sistemi bancari che fanno transazioni tra di loro senza che noi interveniamo, e poi c'è un alto che è oggetto della sua ricerca. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, ci aiuti a capire qual è l'intelligenza artificiale di cui ci dobbiamo occupare, non preoccupare? Innanzitutto, e poi vediamo come questa va a insistere sul nostro tessuto imprenditoriale, umano, sociale. Prego. Grazie, dottor Iacona. Io cercherò di essere breve perché purtroppo siamo un po' debordati con i tempi. Mi spiace. È un altro impegno che mi aspetta. Ma intanto, solo un commento alle cose dette prima. Mi dispiace che non ci sia più il dottor Minenna, ma il dottor Minenna e il dottor Corici stanno realizzando un sogno che è nato in Piemonte 150 anni fa, 154 per essere più precisi, perché quando Menabrea divenne primo ministro succedendo a Cavour, nel suo programma elettorale lui aveva di automatizzare la pubblica amministrazione. Perché Menabrea era amico di Babbage, era amico di Adalplace. Babbage, che è il creatore del primo computer in assoluto, presentò la sua macchina all'Accademia delle Scienze di Torino, prima sede non inglese in cui questa... Abbiamo fatto molta strada e negli interventi anche del primo panel abbiamo sentito molto ribadire nozioni che sono fondamentali, l'importanza dei dati, il fatto di creare una cultura dei dati. Io sono molto, molto interessato da quanto sta avvenendo e molto contento, perché quello che stiamo cercando di fare è transizione di tipo culturale. Io assolutamente. Dico sempre, dottor Iacona, la rivoluzione digitale è confrontabile con quella dell'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Cambierà e cambia fondamentalmente il nostro modo di essere, il nostro equilibrio di potere, cambia anche il modo col quale cambierà, il modo col quale lavoriamo e la qualità della nostra vita.
solo per ricordarglielo, stiamo parlando di dati che sono in misure quasi inimmaginabili. Pensi che il rapporto SISP va per il 2020 una quantità di dati che sono stati generati e circolati nel mondo in un anno di 6 mila miliardi di Questo è come scrivere 5 milioni di volte il contenuto della Library of Congress di Washington. Quindi è un vero cambio di paradigma culturale che ci toccherà. E l'intelligenza artificiale è l'unico strumento che noi abbiamo per maneggiare questa enorme quantità di dati e per estrarne valore in tutti i modi possibili. E siamo pronti, professore? Beh, il percorso è lungo ed è un percorso che visto. Non, diciamo, non siamo pronti perché la nostra cultura digitale è mediamente più bassa di quella degli altri paesi, però noi abbiamo dei pezzi di cultura in più che gli altri non hanno e credo, io sono convinto che la nostra cultura di humanities, il nostro umanesimo in una partita come questa, in partite come queste, giocheranno un ruolo fondamentale. Certo, la sfida della formazione, la sfida che le università sostanzialmente, ma anche le scuole medie, inferiori e superiori, affronteranno, è una sfida fondamentale nel processo. Deve essere sempre tenuta in conto in maniera costante e in maniera continua, rinnovandola, perché siamo di fronte a processi che si rinnovano in continuo. Lei si ricorda, l'ho già detto, l'intelligenza artificiale non è ancora scienza. È una cosa, come dire, in senso nobile la si potrebbe paragonare alla medicina, in senso un po' meno nobile alle ricette di cucina. Cioè l'intelligenza artificiale oggi non è ancora, non c'è una teoria dell'intelligenza artificiale, non c'è una teoria del machine learning. Chi fa ricerca avanzata in questo senso, e nel mio istituto per esempio questo lo facciamo, si sta proprio preoccupando di questo. Si sta preoccupando del fatto che noi siamo questa tecnologia del machine learning. Di quanti, è una cosa che usiamo tutti tante volte al giorno senza saperlo, ma il machine learning è quello che fa Google, per dirlo in una parola. Certo. Non gli date 5 parole e lui in un millesimo di secondo vi trova tutte le risposte che state cercando. Professore, mi perdoni, la ricetta per il machine learning è quella che abbiamo oggi, voi andate verso una teoria. La teoria rende il machine learning, l'intelligenza artificiale in generale, più intelligente. Più intelligente significa che noi le delegheremo dei compiti più delicati. Questo pone nuove sfide ed è un problema culturale prima che tecnologico, no? Questo pone nuove sfide e il vero futuro dell'intelligenza artificiale sarà un'intelligenza artificiale in grado di aiutarci nei processi decisionali. Quando lei chiede a Alexa di suonarle il suo pezzo di musica preferito, Alexa fa un'operazione brutale di bassa lega perché ha listati tutti i pezzi di musica che lei ascolta, prende quello che ha ascoltato più volte e glielo certo, fa eseguire. Quando JP Morgan usa la sua macchina intelligente che si chiama COIN, macchina peraltro creata da uno scienziato italiano che è anche stato mio studente, ci mette di fronte a quello che potrà essere il futuro in senso buono e in senso cattivo. COIN è un sistema che, come dice l'acronimo sta per Contract Intelligence, gestisce i contratti per la banca. Ora, a un anno e mezzo di funzionamento,
La cosa molto interessante è che i risultati di Cohen sono molto più favorevoli sia per la banca che per il cliente, cioè sono migliori del passato, ma non preferibilmente per la banca o preferibilmente per il cliente, ma per entrambi. Cioè Cohen è riuscito a trovare punti di equilibrio diversi. La cosa che ci farà riflettere è che JP Morgan considera il costo di chiusura di un contratto 30 ore uomo del suo personale. Quanto ci mette Cohen? Mediamente un anno e mezzo su decine di migliaia di contratti chiusi, la media del tempo è stato 2,7 millesimi di secondo. Questo dà l'idea dell'impatto su un lavoro, no? su un mestiere. Ora, noi dobbiamo essere pronti, questa transizione, sa, per un fisico come me, noi stiamo vivendo una transizione di fase, solo che non è ghiaccio che si trasforma in acqua o un magnete che si magnetizza, ma è la società che deve cambiare i suoi modelli, i suoi paradigmi. Noi dobbiamo inventarci i nuovi modelli di lavoro, dobbiamo capire che questa tecnologia di cui parliamo, come tutte le tecnologie dall'uomo di Neanderthal in avanti, alza l'asticella, cioè non toglie lavoro, mi creda. È un fatto accertato dai dati che non stanno togliendo lavoro, ne stanno creando. Però è molto specializzato il nuovo lavoro. Un lavoro con l'asticella più alta, richiede skill, richiede competenze diverse e più alte di quelle. Quindi le applicazioni ormai sono infinite, anche alla scienza. Noi stiamo utilizzando metodologie avanzate di intelligenza artificiale, per esempio nelle neuroscienze, e abbiamo individuato modi di analisi, per esempio, del cervello nei casi di Alzheimer, di Parkinson, di schizofrenia, enormemente più efficaci di quelli che avevamo nel passato. Abbiamo applicazioni straordinarie per il clima. Il clima oggi, lei oggi quando deve uscire guarda le previsioni del tempo e sa dire che quelle di oggi le dà assodate, sì. Quelle dei prossimi 2 o 3 giorni le dà come quasi certe e tipicamente lo sono. Poi basta. Quelle, fra una settimana magari qualche dubbio ce l'ha, fino ad averlo, ma non è solo quello. Certo. Per esempio, ritornando alla pubblica amministrazione, io credo la pubblica amministrazione sì deve rendere la vita più facile al cittadino, ma la pubblica amministrazione è anche la voce dello Stato. E in quanto tale l'intelligenza artificiale la può e la deve cambiare profondamente. Noi abbiamo milioni di leggi spesso contraddittorie, se uno va a guardarle nel dettaglio sottile, difficili da coniugare. Quale momento migliore di questo per armonizzarle, magari utilizzando le tecnologie di cui lei parla? Certo. Fare una macchina intelligente. Io poi, e qui chiudo, personalmente sono uno di quelli che credo che noi non avremo mai un'intelligenza artificiale confrontabile con quella umana. Il nostro cervello continuerà per tanti, tanti secoli a essere la più meravigliosa macchina che esista nell'universo conosciuto. Grazie. Purtroppo saremo aumentati da questo strumento. Grazie professore, mi conforta anche il fatto che la sua opinione è quella di molti altri studiosi al suo livello con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi in passato, e quindi questo perlomeno ci conforta. L'essere umano non sarà sostituito ma sarà aumentato, e io non vedo l'ora di vedere che cosa saremo capaci di fare. Grazie per il suo intervento professore, grazie per essere stato con noi, per averci dato questa visione così lucida, allo stesso tempo da ricercatore puro
ma con i piedi per terra, a dimostrare che la ricerca pura è quella che genera la vera innovazione. Non deve essere per forza orientata, non deve essere per forza diretta a una sola funzione, a un solo scopo, ma che dalla ricerca pura discende moltissimo di quello che noi siamo oggi. Ecco, nel suo discorso secondo me era abbastanza chiaro. Grazie, professore. Grazie a lei. E allora, io ringraziando il professore, ringraziando ancora gli ospiti che abbiamo qui, chiedo ancora un attimo di pazienza perché è arrivato il momento appunto di trarre le conclusioni. Assessore Bernardi, venga qui, salga da dove si sente più tranquillo. Secondo me facendo il giro da dietro con la mascherina può farlo tranquillamente. Vedo che c'è un microfono che è già pronto. Sì, secondo me sì. C'è la distanza, io un metro lo vedo lì. Allora, assessore, benvenuto. Io ho gestito a suo nome per lei questo evento che ha voluto, la trasformazione digitale del Piemonte. Abbiamo avuto una serie di testimonianze notevolissime, sono emersi contenuti forti, c'è un contesto definito, chiaro e preciso. Quali sono le sue conclusioni rispetto a questo? Sì, grazie. Vedete alle mie spalle i quattro loghettini, insomma, importanti, perché dimostrano che dietro i loghi, ecco, ci sono delle persone, giustamente diceva prima la luce del sole, che lavorano da tanti anni e stanno portando avanti progetti importanti. Sono orgoglioso che sia all'interno della nostra regione e li difendo con la spada tratta, perché è vero che ci sono i grandi nomi, i grandi colossi mondiali, però ci sono anche delle realtà territoriali che fanno anche la differenza. E ognuno di questi fa un grande lavoro. Avete parlato, ho sentito CSI per quanto riguarda la trasformazione, il data center nazionale, unico a livello pubblico, poi Topics che crea le infrastrutture, le autostrade di collegamento anche con il resto d'Italia ed Europa, e Torino Wireless che si occupa anche dei piccoli, che è importante, dell'azienda singola, ecco. Quindi noi ragioniamo veramente a 360 gradi. Era importante parlare di trasformazione digitale perché è uno dei punti, dei perni, insieme all'altro evento che poi faremo il 30 di giugno sulla transizione ecologica, che vedranno appunto grandi opportunità per il futuro, per l'Italia, per il Piemonte. E quindi la testimonianza di tutti questi grandi attori fanno capire che dietro insomma, questo tema ci sono realtà importanti su cui bisogna basarsi per arrivare a questi obiettivi. Obiettivi che in prima persona sono i singoli cittadini, ma anche le nostre aziende. C'è un tessuto industriale piemontese che non deve disperdere queste nostre conoscenze, e il pubblico deve fare questo, deve governare, fare sistema un po' da chioccia Regione Piemonte, ma poi vanno avanti loro da soli, insomma. Questo deve essere lo start-up, e una cosa che io sento girando il territorio, tutti, insomma, di fare presto, di essere veloci, di essere credibili, perché quando un'azienda vuole venire qua a insediarsi sul nostro territorio deve dare risposte immediate. E per quanto riguarda la pubblica amministrazione, noi abbiamo una regione che è molto frammentata, che passa dalla grande città come Torino, milioni di abitanti, al piccolo borgo sperduto, arroccato, che però è la nostra essenza, e quindi anche loro sentono il bisogno di oggi di essere collegati col mondo. Che devono essere inclusi. Devono essere inclusi, devono avere tutti la stessa opportunità. Il digitale da questo, perché è un mezzo per arrivare a qualcosa. Ecco, noi crediamo che sia utile, non bisogna aver paura del digitale, è stato raccontato quali sono le opportunità, non verrà sostituito l'uomo, ma anzi migliorerà la qualità della vita di tutte le nostre persone, in ambito lavorativo, ma anche nella vita quotidiana, e questo è molto importante. Voglio far percepire che il Piemonte c'è, è pronto, anche se c'è grande lavoro ancora da fare, tantissimo lavoro. Siamo a un inizio di una, come diceva prima giustamente Rasetti, di un paradigma. E io mi ricordo che, un aneddoto, qualche mese prima che scoppiasse la pandemia, Rasetti è venuto a trovarci perché non ci conoscevamo, e mi parlava appunto dell'analisi che avevano fatto con l'intelligenza artificiale di come un virus poteva, è incredibile questa cosa, pensarci oggi, raggiungere tutto il mondo. Possiamo bloccarlo, bloccare gli aeroporti, i porti, ma vedrete che nel giro di 15-30 giorni è successo veramente, nel senso che già sapevano e percepivano che se dovesse scoppiare un'epidemia, una pandemia locale, soprattutto in un paese molto popoloso come la Cina, nel giro di poco tempo non l'avremmo avuto. Quindi questo serve per prevenire. Le tecnologie ce l'abbiamo, ma dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci, dobbiamo anche lavorarci prima che le cose accadano. Esatto. Ecco, questo è il paradigma fondamentale, perché dopo che sono accadute è vero che devi lavorare in emergenza,
noi l'abbiamo fatto, però perdi un sacco di risorse e tempi. Invece prevenire e aiutare le nostre imprese a migliorarsi è un'opportunità grandiosa per rimanere al pari di tutti gli altri, ecco, che vanno molto più veloci di noi, non bastano solo i soldi, ci vogliono le idee devi trasformarle poi in progetti e devi crederci, non basta solo il pubblico, ci deve mettere anche i soldi il privato, altrimenti non riusciamo a raggiungere questo obiettivo da soli. Direi che il Piemonte ha dimostrato di essere pronto, no? L'ha raccontato questa mattina qui. Sì, adesso questa è la prima parte, perché poi ci sarà l'altra parte dove vedremo pronto proprio le aziende insieme a tanti anche partner dettaglio, privati. Sì. Nel prossimo panel questo pomeriggio è un'occasione veramente per discutere e portare all'attenzione le grandi cose che si stanno facendo, che molto spesso si fanno in silenzio e non si raccontano. Questo è un grande errore che magari stiamo facendo noi, perché siamo sabaudi, insomma siamo più vogliamo più lavorare che raccontare. Molti invece raccontano e lavorano di meno, ecco. Beh, la narrazione è importante perché è motivazione, no? Beh, certo, credo che sia il marketing sia anche questo, insomma è importante, certo. Far parte di una grande squadra, fare sistema, non si può solo vendere, ma se fai qualcosa di buono devi venderlo, altrimenti non è questo è un grave errore che probabilmente fa l'Italia. Prima si è parlato della Germania, la Francia, vengono sempre visti come le nazioni trainanti, poi sì. Invece vai a vedere, insomma anche noi abbiamo grandi certo. Cose, ricordato anche dal punto di vista turistico, è un'opportunità che altri non hanno, noi siamo migliori nel vino, in tante cose, non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo sfruttare queste eccellenze per essere ancora più bravi e grazie al digitale potremo farlo. Io invece ringrazio Matteo Marnati, assessore all'innovazione della Regione Piemonte, ringrazio tutti gli ospiti che sono stati qui e che in collegamento o in presenza ci hanno raccontato un contesto che è vivo, vivace, che è pronto a fare questo grande salto che viene con questa ondata di cambiamento che arriverà con dei fondi, con un progetto, è una grande occasione che va colta, e la lezione che impariamo oggi non è solo che il Piemonte può coglierla, ma che il Piemonte ha capito, e spero che lo capiscano anche tutti gli altri, che va colta insieme, collegialmente, lavorando a un progetto comune. Io vi ringrazio per essere stati con noi fino ad adesso e vi do appuntamento al prossimo pezzo di evento. Grazie a tutti.